tutti, oggi vi parlerò finalmente dei Guardiani della Galassia. Ho anche una maglietta molto carina di Rocket Raccoon, ma sono troppo bassa e quindi non si vede. I Guardiani fanno la loro prima apparizione nel 1969, non hanno però una propria testata con cadenza periodica. Questo gruppo cosmico è formato dal maggiore Vance Astro, un astronauta proveniente dalla Terra che ha viaggiato migliaia di anni, Martinex, una creatura invece di cristallo proveniente da Plutone, Charlie 27, un soldato proveniente da Jupiter, e Yondu Donta, proveniente invece da Centauri 4. Questo gruppo si riunisce per combattere i Badoon, una specie aliena che sta cercando di conquistare il sistema solare a cui appartiene la Terra. Durante la loro guerra si aggiungeranno anche Starhawk e Nikki. Nel 2008 è stato poi formato un nuovo gruppo di Guardiani, riunendo alcuni personaggi di Annihilation Conquest. Questi Guardiani hanno avuto una vera e propria testata a cadenza periodica e hanno fatto parte di un progetto revival della Marvel Comics per rilanciare dei personaggi della Silver Age dei fumetti americani che erano stati accantonati. A formare questo nuovo gruppo è stato Star-Lord, che ha voluto riunire alcuni personaggi per poter salvare la galassia. Ha reclutato infatti Adam Warlock, un mago, Quasar, che in realtà non so neanche io come chiamarla perché durante la storia del fumetto ha avuto talmente tanti cambi di nomi che non ne ho idea, Gamora, Drax il Distruttore, Rocket Raccoon, Groot, Mantis e Cosmo, un cane telepate. In realtà durante la storia si aggiungeranno anche Jack Flag e Bug. Questo gruppo fa abbastanza fatica a convivere, hanno caratteri davvero molto forti e molto contrastanti. Se all'inizio non fosse stato per Mantis, che con la sua telepatia ha cercato di tenere a bada gli animi di tutti, probabilmente non si sarebbero mai riuniti. Il nome Guardiani della Galassia è dovuto a un incontro con il maggiore Victory, nonché una sorta di proiezione del maggiore Vance Astro, appartenente ai primi Guardiani della Galassia. E infatti si presenta proprio così, come appartenente ai Guardiani della Galassia, e quindi sta Star-Lord e i suoi compagni decidono di appropriarsi di quel nome. Nel 2013 è poi uscita una nuova testata dei Guardiani della Galassia della Marvel Now, probabilmente in attesa del film del 2014. I guardiani di questa nuova testata sono Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket Raccoon e Groot. Un anno dopo l'uscita di questa nuova testata, che comunque è ancora in corso, è uscito anche una testata dedicata a Rocket Raccoon e al leggendario Star-Lord, di cui sono usciti per adesso soltanto 3 volumi. Io mi sono avvicinata al mondo dei Guardiani della Galassia attraverso il film che è uscito nell'estate 2014, dopodiché ho fatto svariate ricerche per vedere quali fumetti era il caso di recuperare, come poter fare, perché io seriamente non ho mai letto nessun fumetto americano, quindi non sapevo neanche dove mettere un pochettino le mani. Sono stata poi a Luca Comics and Games e sono riuscita a trovare qualche fumetto interessante. Il primo che ho recuperato è il numero 0 della Marvel Now. Questa è una raccolta di racconti di vari autori e di vari anni. Ha l'intento, diciamo, di presentare brevemente tutti i personaggi dei Guardiani della Galassia e contiene anche un'intervista al regista del film. I primi veri e propri fumetti dei Guardiani che ho letto sono quelli dal 2008 al 2010, tramite una raccolta della Panini divisa in 2 volumi. Racchiude infatti 25 numeri di questi Guardiani della Galassia. Devo dire che all'inizio ho fatto un pochettino fatica ad entrare in questo mondo cosmico perché la testata parte dal presupposto che voi abbiate letto Annihilation, da cui provengono appunto i protagonisti della storia. Nonostante tutto sono riuscita a seguire abbastanza bene le vicende e mi sono piaciute le storie e anche i personaggi, soprattutto Rocket Raccoon, che rimane il mio personaggio preferito in assoluto, anche se non si vede tantissimo come speravo, e a sorpresa Bug, che all'inizio non era neanche stato preso fra i Guardiani della Galassia e poi è arrivato come sostituto, diciamo, ma è un personaggio davvero molto divertente, fa veramente sbellicare. I personaggi invece che ho detestato sono tutti personaggi femminili, forse si salva solo Mantis. Non mi piacciono sia visivamente, ma credo che non c'entri con il personaggio in sé, ma proprio come concezione americana dell'eroina, perché non mi piace proprio visivamente vedere un corpo così mascolino in vestiti inesistenti, ma anche caratterialmente non mi sono piaciute. Racchiudono il peggio del peggio di ogni donna, cioè sono isteriche, sono cattive, infatti i personaggi cattivi, i capi, diciamo, delle fazioni aliene cattive che vogliono scatenare le varie guerre, sono sempre donne, si spacciano per ammagliatrici.
felici, vogliono sempre aver ragione, scatenano un sacco di quei casini che non immaginate, quindi non mi sono piaciute proprio per niente. In questo fumetto fanno la loro, diciamo, apparizione anche i primissimi guardiani, perché infatti a un certo punto della storia ci sarà un'enorme faglia temporale nell'universo che minaccia, diciamo, la distruzione dell'intero cosmo, e quindi avranno anche questo contatto con i primissimi guardiani del passato, e l'ho trovato abbastanza carino, soprattutto perché appunto non ha mai letto niente dei Guardiani della Galassia. Ultimi fumetti che ho recuperato sono quelli della Marvel Now, quindi l'ultima testata dei Guardiani della Galassia. Devo dire che mi piacciono tanto, forse di più dei Guardiani del 2008-2010. Il primo numero in particolare è bellissimo perché racconta la storia di Star-Lord, le sue origini, quindi l'ho trovato molto molto bello, soprattutto per iniziare. E poi anche il personaggio di Gamora mi piace molto di più, perché non è il classico stereotipo dell'eroina americana, cosa che avevo odiato appunto nei primi Guardiani che avevo letto. Questo fumetto mi piace tantissimo perché è ambientato nello spazio, trovo che i disegni e i colori siano davvero fantastici, mi piace che ci siano tanti tra virgolette supereroi, che quindi non ce n'è mai uno più importante di un altro, a seconda della vicenda magari risalta più uno piuttosto che l'altro, ma appunto la combinazione di tanti personaggi diversi provenienti da mondi diversi con capacità e caratteri diversi sia davvero molto molto bello. È il primo fumetto americano che leggo seriamente, perché avevo letto qualcosa anche di Batman, di Spider-Man, di Superman, però è il primo fumetto che seguo, diciamo, seriamente, proprio perché mi ha appassionato tantissimo. Mi piace anche molto il fatto che non si soffermino sulle nuove tecnologie, sulle nuove, che ne so, astronavi, risorse, cose di questo tipo, ma si soffermano di più sulla differenza fra le varie popolazioni aliene e i vari pianeti, ed è una cosa che mi piace tantissimo. A tratti mi viene un po' da pensare che alcune cose sono un po' troppo scontate o forse troppo americane, ma in fondo è un fumetto secondo me molto piacevole da leggere, soprattutto se vi piacciono appunto le storie fantascientifiche, penso che lo adorerete. Se anche voi volete avvicinarvi al mondo dei Guardiani della Galassia, vi consiglio di partire dal numero 0 della Marvel Now, che trovate tranquillamente su Amazon o sul sito della Panini. Qui troverete infatti brevi racconti su tutti i personaggi, in modo da poter capire se il fumetto può piacervi o se siete interessati, diciamo, ad approfondire la conoscenza solo di alcuni personaggi. Se infatti siete interessati solo ad alcuni personaggi, vi consiglio la testata dedicata a Rocket Raccoon e il leggendario Star-Lord. Il racconto di Rocket Raccoon è, diciamo, un racconto più leggero e più divertente. Quello di Star-Lord come genere si avvicina di più al fumetto classico dei Guardiani della Galassia. Parla infatti delle sue avventure, dei suoi viaggi all'interno dell'universo, i vari scontri, le amicizie in amicizie che si creano, cose di questo tipo. Se volete invece leggere le vicende vere e proprie dei Guardiani della Galassia, vi consiglio la testata della Marvel Now, che è uscita abbastanza recentemente e tutti i numeri sono bene o male recuperabili. È una testata ancora in corso, penso siano circa 20, li potete trovare facilmente sul sito della Panini o in fumetteria, e penso che sia un buonissimo inizio, perché appunto il numero 1 parte direttamente dalla storia, dalle origini di Star-Lord, quindi non dovete avere nessuna particolare conoscenza. Non vi ho citato la raccolta dei fumetti dal 2008 al 2010 perché è molto difficile da ritrovare sul sito della Panini, infatti il volume 1 è esaurito. Si trova ancora su Amazon, di cui vi lascio il link qua sotto, o potete trovarlo forse in qualche libreria, io l'avevo visto dalla Mondadori. Non penso che sia necessaria la conoscenza di queste vicende per poter leggere i Guardiani della Galassia della Marvel Now, perché appunto il gruppo di guardiani è comunque differente. Se siete interessati a qualche volume che ho citato, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Anche il link per questo bellissimo Rocket Raccoon, che stramo, e c'è la testolina che si muove, tipo è la mia vita, è super bello, e poi fa pandan con Rocket della maglietta, anche se forse non si vede. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete mai letto questo fumetto che io stra-adoro ormai, credo che si sarà capito, vabbè. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao! Questo mese ho letto 7 libri, fra cui Tenebre e Ghiaccio. Questo libro avevo incominciato a leggerlo a febbraio, ma ho terminato di leggerlo nel mese di marzo. È uno dei migliori fantasy che abbia mai letto, davvero mi è piaciuto tanto.